Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Terzo Tempo Live, il post partita di Palermo-Pescara. Abbiamo già fatto 91esimo con l'intervista in diretta del nostro inviato Enrico Giancarli. Dunque il Pescara perde partita e primato 3-0 per il Palermo, ma sconfitta assolutamente esagerata nelle proporzioni. Il Pescara è uscito a testa altissima dal Barbera di Palermo, soprattutto per quello che ha dimostrato nel corso della ripresa. Tra poco le immagini del match. Buonasera ancora a Carletto Di Renzo. Buonasera. Grazie Carletto e buonasera a Maurizio Tacchi. Vi siete buonasera. Già pronunciati sulla partita dopo le interviste, soprattutto dopo l'intervista di Luca Leone. Sono orgoglioso di questa squadra. Il mercato, se il Pescara gioca così, non ha bisogno di nulla. Carletto e Maurizio. Ma vabbè, è chiaro che c'è tempo. Sono frasi di circostanza. Manca due mesi, è chiaro che è giusto che lui difenda tutto di questa squadra, perché questa squadra la difesa per quello che sta facendo, quindi fa bene in quello che dice Leone. Secondo me qualcosa invece ci vuole, però ci sarà tempo e modo di vedere da qui a due mesi, insomma. Tu dove ritoccheresti l'organico? Ma se ne fosse possibile, poi chiedo anche io personalmente prenderei un terzino sinistro, perché insomma Elisalde sembra destinato alla Juventus a gennaio, quindi poi non ci sarebbero. Io prenderei un terzino, sennò Balzano deve giocare comunque a sinistra, anche se oggi Balzano ha disputato secondo me una buonissima partita, forse è stato uno dei migliori. No, Balzano secondo me oggi è stato insieme a Machine i due migliori del Pescara. E prendere un terzino e prendere forse un giocatore davanti, quella è l'unica cosa, un offensivo che poi possa essere una prima punta, che possa essere un esterno, un giocatore offensivo. Maurizio, tu da allenatore? No. Domanda da milioni di dollari com'è. No, una cosa che ha detto il direttore è condivisibile, lui fa il suo mestiere, giustamente difende le sue scelte, anche perché i risultati, ragazzi, io sfiderei chiunque oggi 11 novembre dire che il Pescara a inizio campionato si trovasse in questa situazione. A volte quando si vuole intervenire in un'intelaiatura, a volte si fanno più danni che cose positive, quindi manca ancora tanto tempo. Il Pescara comunque oggi, malgrado abbia perso, quindi secondo te più operazioni di contorno per completare l'organico, ma ecco, vediamo come si arriva a quindi ancora presto, gennaio. Sicuramente presto, però il gruppo in toto ha dato dimostrazione di essere valido, perché non dimentichiamoci che in campo vanno 11 giocatori e nelle ultime partite chi è subentrato dalla panchina ha dato il suo contributo e anche forse di più, e questa è la forza del Pescara che ha dimostrato fino adesso, ma l'ha dimostrato anche questa sera. Cioè, una sconfitta non può cambiare la traiettoria che ha avuto fino adesso, anche perché, ripeto, ci sono sconfitte e vittorie che vanno lette assolutamente sconfitte, vittorie e vittorie, no? Oggi per dire il Pescara è più concreto in una sconfitta di oggi 3-0 che quando ha vinto con il Livorno 1-0, e lì ha preso 3 punti, oggi non li ha presi assolutamente, e quindi fiducia al massimo, anche perché siamo all'11 novembre, il mercato apre a gennaio, finisce a gennaio. Ci sono tante partite ancora. L'unica cosa che sottolineavi proprio all'inizio, durante il 91esimo, bisognava cercare di evitare i due gol finali, almeno uno dei due gol, insomma. Ma no? Secondo me sì, perché a volte spesso, come diceva anche con Carlo, così i numeri vanno letti, no? Forse adesso manca, parlando di mercato, forse un goleador che possa garantire determinati numeri. Allo stesso tempo i numeri di classifica, della classifica vanno letti, cioè un conto è perdere 1-0, un conto è perdere 3-0, perché ci sono stati tanti campionati e tante squadre che non sono andate su per classifica avulsa, e se un domani, come ci auguriamo, si possa arrivare insieme al Palermo, quei due gol finali potrebbero pesare. E a volte in campo non si fanno questi ragionamenti. A volte, per dire, il paradosso è difendere l'1-0, il passivo di 1-0, perché al 90esimo una palla va buttata in aria, puoi pareggiare. Se prendi il secondo gol è più difficile, cioè, poi
anche se il destro di Muraschi è stato chirurgico, perché poi insomma, per l'amor di Dio, no, ma più che altro battiamo anche le mani agli avversari, ma infatti stasera non si può dire sul secondo e terzo gol non si può imputare niente, forse il primo, però noi siamo seduti ed è facile giudicare. Certo, assolutamente. Allora, ci sono tanti messaggi sulla pagina Facebook Rete 8 Sport, ma c'è anche una telefonata, un telespettatore che si è prenotato al nostro centralino prima delle immagini. Allora, andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport? Sì, pronto? Sì, buonasera. Ciao Massimo, ciao zio. Sono Tara. Marco Taraborelli. Marco Taraborelli. L'ex portiere. Prego, prego Marco. Ciao zio. Allora, io prima di tutto vorrei fare i complimenti a Maurizio Tacchi, perché è un uomo, è una persona, è un allenatore che pochi se ne trovano sul palcoscenico, e mi dispiace che in questo momento sia senza panchina, perché ci sono tante persone che non lo meritano. Poi un'altra cosa, ok, il Pescara ha perso. Non c'è da fasciarsi la testa, io penso, perché in questo momento nessuno si aspettava che il Pescara si trovasse in questa situazione, quindi il risultato è stato pesante, domenica prossima si riparte. E poi sì, io, lo sai che io sono un po' pignolo, secondo me il signore ha parlato di prendere un terzino eccetera eccetera, ma secondo me il Pescara deve puntare prima di tutto su un portiere e su una punta, perché secondo me il Fiorillo non è all'altezza della situazione, perché visto il calcio moderno non è all'altezza. E poi manca, sì vabbè, Mancuso che va bene, sta facendo gol, però serve un, come Massimo avevi detto la trasmissione scorsa, perché io ti seguo sempre, la padula doveva tornare, come ho detto, fantasticato che la padula potesse tornare, magari serve un attaccante da 20-25 gol a Pescara, certo. Secondo me, e secondo me serve un portiere che dà sicurezza al reparto difensivo. Però dai, insomma, sei un po' troppo severo nei confronti di Fiorillo. Non mi pare che si sia guarda, marchiato. Io ho fatto il ma lo zio lo sa, io non lo so che hai fatto il portiere, io ho fatto il portiere dei danni, però secondo me io non ero niente, però secondo me ha bisogno di qualcosa di più. Cioè lui non esce mai dai pali, e questa cosa è stata detta pure, e purtroppo il portiere moderno principalmente deve essere forte coi piedi e fuori dei pali. E fra i pali ci sono in eccellenza, se li vai a vedere ci sono portieri fantastici, però poi non fanno il salto di qualità perché ci sono dei limiti, e quindi secondo me un mio parere modesto, ha bisogno di qualcosa di più anche lì dietro. Perfetto, grazie per questo intervento. Ciao zio, ti voglio bene, ci vediamo presto. Ciao, grazie. Beh, su Fiorillo, Carlo? Ma guarda, io sinceramente stravedo per Fiorillo. Quindi non mi pare che, cioè voglio dire, il trend di Fiorillo è al di sopra di ogni sospetto, almeno per quanto riguarda la stagione in corso. Il portiere ha sempre fatto un errore a Cosenza, poi non mi pare. Magari ha fatto una sua valutazione a livello te, però ha fatto anche delle parate decisive. Beh, perciò, è quello che dico. Io, mi viene da pensare per esempio al colpo di testa di Mazzeo nella partita interna col Foggia, sull'1-0, sì, anche la gol di Gravion, colpo di testa di Mazzeo, invece, salva la partita. Anche col Crotone. Salva il risultato, anche col Crotone. Insomma, ci sono stati diversi interventi provvidenziali di Fiorillo. Sì, insomma, un'indecisione in occasione del gol di Tutino a Cosenza, forse la palla gli è rimbalzata anche male. Maurizio, il tuo punto di vista? No, vabbè. Un po' troppo severo il tuo amico, eh? Lui è stato un portiere, per carità, rispettiamo la sua opinione. Perché ognuno ha le proprie opinioni, cioè. Però il ruolo è talmente delicato, perché se sbaglia l'attaccante
parte c'è sempre il centrocampista c'è il difensore si spera sempre che ci sia il portiere che gli metta una pezza, quando non sbaglia il portiere non c'è, certo, difficilmente c'è qualcuno che gli possa dare una mano, certo, quindi si evidenzia così. Ma non, secondo me almeno, è tra i primi tre portieri della Serie B. Ma questo non lo so, almeno oggi, sulla valutazione di oggi, penso che non si possa dire niente, almeno sulla partita oggi, di oggi, no. Gol non, assolutamente anzi, immune anzi. Da responsabilità. Eccoci qui, mezzanotte e 24, torniamo in diretta da studio con Carlo Di Renzo e Maurizio Tacchi, andiamo a leggere qualche altro post sulla nostra pagina. Tra l'altro ci siamo dimenticati di dire che il Palermo, tra le tante qualità che ha, soprattutto quelle tecniche, perché insomma lì davanti ha l'imbarazzo della scelta Stellone, tra l'altro c'è anche Embalo, per dire, tra gli attaccanti che finora ha giocato pochissimo. Al 90. Esatto, è una squadra molto fisica, no? Molto fisica, soprattutto a centrocampo e in difesa. Beh, certo, e infatti quando hanno dovuto fare densità è come se fossero andati a sbattere su un... contro un muro di gomma. Cemento. Così, ma infatti, più che di gomma, proprio di cemento. La fisicità in alcune circostanze vuol dire molto. E loro, rispetto al Pescara che fa del dinamismo e della velocità la propria forza, oggi hanno avuto risultati migliori, anche perché per scelta, ripeto, secondo me per scelta anche tattica, hanno chiuso tutti gli spazi senza offrire all'avversario la velocità. Io per esempio avevo qualche dubbio, pronti via, nel duello Alesami Marras, no? Perché Alesami non eccelle nella fase di non possesso, è un giocatore abituato di più a spingere, invece oggi ha fatto una partita molto diligente, tra l'altro dava a Marras sempre il sinistro, il mancino, che è il piede debole, tra virgolette, no? Cioè, voglio dire, poi l'esperienza conta anche... ma la preparazione, si vede comunque che la partita è stata preparata in un determinato modo. Infatti le caratteristiche dell'esame sono quelle di spingere. Oggi hanno fatto una scelta di giocare con quattro persone offensive e la linea difensiva è rimasta bloccata lì. E in più di una circostanza, piuttosto concedendogli appunto il piede debole, ha permesso anche al compagno di venirlo a raddoppiare e effettivamente non gli ha dato profondità, non gli ha dato... con l'aiuto del compagno hanno limitato quello che siamo abituati a vedere di mano. Quindi anche questa è una caratteristica, no, Carlo, da sottolineare, la fisicità, l'esperienza, insomma, poi sono giocatori che lì giocano a Palermo da diversi anni, che hanno fatto anche la Serie A, quindi vorrà dire pur qualcosa questo, no? Tra l'esame, qualità e quantità, Struna, Bellucci, voglio dire. C'hanno tutto. Assolutamente. Allora andiamo a leggere qualche altro post, pur avendo il Pescara giocato una grande partita, lo ripetiamo, ecco, esatto, e questo rafforza ancora di più la consapevolezza. Ci deve dare modo di crederci ancora di più che se lo possono giocare con tutti. Assolutamente d'accordo, Roberto Febbo, non importa, buona partita. Poi Emanuele Ventura, questa è bellissima, anche perché oggi è veramente un disastro da Son, eh? Nel primo tempo saltava il collegamento, poi nel secondo invece hanno perfezionato. Emanuele Ventura, nella telecronaca del Pescara a Palermo, Dazon non ha smesso un minuto di elogiare il gioco del Palermo, sembrava che parlassero del Real Madrid, forza Pescara. Ha ragione, io ho notato un po' di faziosità, anche se poi insomma hanno dovuto sottolineare i meriti del Pescara a un certo punto, quando era talmente evidente hanno dovuto dire come stessero andando le cose sul terreno di gioco. Luca Ian, prestazione bulica, quasi come la mia connessione da Zon, senza nervo e cattiveria, sconfitta conseguente, pensiamo alla prossima ragazzi, con rabbia andiamo avanti. E questo insomma è un commento di segno opposto dell'amico Luca Ian, siete d'accordo? Mica tanto, insomma. Magari sulla cattiveria posso anche convenire, il fatto che non ci sia stata questa cattiveria, soprattutto però negli ultimi 16 metri, all'atto del dunque, perché il Pescara ci arrivava bene sulla tre quarti, poi o è mancato l'ultimo passaggio o la conclusione, tant'è che i pericoli per il portiere Brignoli sono stati pochi, ha fatto soltanto una parata di fatto. Ma torniamo sempre al solito, come parlavamo prima dei portieri, no? E il parametro qual è? I tiri in porta? Allora, se tiri in porta posso dargli ragione, prestazione della squadra non gli do ragione, certo, la squadra dimostra, dipende sempre da come il parametro, quello che dal punto di vista, no? Poi naturalmente nel calcio rimangono i numeri e i numeri dicono che hai perso 3-0 e su quello non
alziamo le mani, alziamo su quella, le mani, però ripeto, il parametro della prestazione, ne abbiamo detto proprio adesso, abbiamo giocato contro una grande squadra con grandi giocatori, abbiamo tenuto il campo bene e quello ci deve far ripartire domenica prossima tra 15 giorni con l'Ascoli, consapevoli di essere una buona squadra. Ancora più determinati. Carlo, a tuo avviso i migliori del Pescara sono stati Balzano e Macini. Sì. E io sono d'accordo. Tra l'altro tu Macini lo conosci molto bene. Sì, lo conosco perché lo portai a Lugano 2 anni fa. Giocatore che ha, ecco, per esempio ieri Pillon, un giocatore che alla vigilia di questa partita, tutto per giocare in Serie A. Pillon ha detto testualmente, proprio alla vigilia della partita di ieri, non so se avete, della partita di oggi, non so se avete ascoltato la sua conferenza stampa, le dichiarazioni rilasciate, Pillon ha detto testualmente di Macin: se vuole fare il salto di qualità deve fare 32 partite su 36 all'altezza delle sue qualità, altrimenti è un giocatore mediocre. Ha ragione. Mediocre, non lo mediocre so, nel senso, poi dopo, mediocre nel senso che può stare nel, cioè non un giocatore che può fare la differenza, ecco, lui lo stima tantissimo Pillon per aver detto questo. Sì, no, quello sicuramente, perché oggi dopo due prestazioni non infatti, buone l'ha rimesso anche tre l'ha rimesso in campo, quindi comunque lo stima, però il giocatore non si discute, ha sia le quantità sia la qualità, la fisicità per giocare in Serie A. Certo. Devi solo trovare la continuità e magari la giusta, cioè la costanza manca a Macini, insomma, si assenta un po' troppo. Come mai? È una questione mentale. È una questione caratteriale. Caratteriale. È solo ed esclusivamente una questione caratteriale. Che cosa ti piace di più di Macin, Maurizio? Che tra l'altro ha prolungato il suo rapporto col Delfino sino al 2023. C'è stato anche l'adeguamento contrattuale. Ma credo che questo testimoni il fatto che comunque la società e che il ragazzo vale, ci mancherebbe. Certo. Però stiamo parlando sempre di un giovane che... 96. Quante partite avrà fatto in Serie B? Beh, sì, tra Trapani, Trapani, Brescia, cioè, e stiamo Pescara, parlando ancora di poche presenze, sì, cioè tra virgolette, no? Sì. Perché poi bisogna vedere, ci sono presenze e ci sono partite intere, perché io posso giocare 2 minuti, mi conta come presenza. Quindi diamogli il tempo che ha, naturalmente più breve è meglio, è per lui meglio, per il certo. Pescara ha delle grosse potenzialità, l'importante, come dice lui, è che il primo a crederci sia lui stesso. Sì. L'allenatore lo sta dimostrando, perché qualsiasi allenatore, la migliore testimonianza di stima è quando ti schiera in campo, lo sta schierando indipendentemente da, e sulle potenzialità non si discute, quindi sta a lui, con l'aiuto naturalmente dell'allenatore e dei compagni, di trovare l'equilibrio giusto. Però ecco, essendo giovane, solamente certo, giocando e facendo d'accordo, esperienza, sbagliando, perché nessuno è nato imparato, come giusto, come si dice, al giovane è concesso tutto in campo, tutti gli errori in campo, certo, e niente fuori. Se non lui c'è dubbio. Assimila questa... questa massima, se riesce qua, a capire questa, fa il salto di qualità, può fare il salto di qualità. Il ruolo di mezzala è il ruolo che si attaglia di più alle sue caratteristiche, secondo te? Ma ti ripeto, Carlo, io l'ho visto giocare tanto con la primavera della Roma. Giocava davanti alla difesa? Giocava in tutti e tre i ruoli. A tutti e tre i ruoli. Lui può giocare trequartista, può giocare mezzala e può giocare davanti alla difesa, può giocare a due, quindi è un giocatore completo per il centrocampo. Veramente uno dei pochi giocatori che ha tutto per giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Non so perché, ma io in un cambio di modulo lo vedrei benissimo il ruolo di trequartista, come dici tu, cioè 4-3-1-2. Ma ha giocato anche trequartista. Cioè, secondo me ha lo spunto, la qualità e anche la conclusione, il tiro. Sì, cioè, sì, potrebbe essere, ti ripeto, è un giocatore, anche un fattore. Per me è un giocatore completo, stai sfondando una porta aperta. D'accordo, certo. Giocatore che ha tutto. Io l'ho visto giocare 20 partite consecutive, quindi ad alti livelli. Anche basta oggi il passaggio che ha fatto. Sì, eccezionale. Lo scorso anno, quando è arrivato a Pescara a gennaio, nel mercato di gennaio, tra l'altro aveva collezionato 21 presenze e un gol con la maglia del Brescia, realizzato proprio al Pescara, il primo gol tra i professionisti nello 0-3 con cui il Brescia dell'ex Pasquale Marino vinse a Pescara. E, arrivò non proprio al massimo della condizione fisica, tant'è che Zeman prima e poi sì, Epifani l'ha fatto giocare contro il Carpi, però 2 partite su 5 della gestione Epifani, non è che abbia fatto lo stravedere, diciamo che è venuto fuori, è uscito fuori con Pillon nella parte finale del campionato, quindi probabilmente quando è arrivato non era proprio al massimo, o no? A Lugano un po' uguale, quando andò a Lugano non era in condizione, quindi
Strano, perché aveva fatto 21 presenze da titolare o giù di lì nel Brescia, no? Si era ritagliato uno spazio importante. Forse sì, quella sosta. Se fai 21 presenze e poi dopo in un mese stai fermo, certo, non cambia niente. Assolutamente. È come se non hai perdi fatto, un po' lo smart. Perdi tutto. No? Perdi tutto. Se sembra di fermo, perdi tutto. Assolutamente. Mezzanotte e 34, andiamo a leggere qualche altro post. Ci avviamo alla conclusione di questa puntata. Terzo tempo live, puntata interamente dedicata naturalmente al campionato di Serie B, segnatamente al Pescara. Poi daremo uno sguardo al prossimo futuro, perché dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, il Pescara giocherà con l'Ascoli domenica 25 novembre alle ore 15. Alla ripresa del campionato il Pescara tornerà in testa alla classifica, scrive Germano Gravina. Con il Lecce ha avuto troppo e con il Palermo, aspetta fammi leggere Max perché sennò, ecco, ha avuto troppo e con il Palermo ha raccolto poco. Buona serata. Luciano Orsini, vediamo un po' che scrive Luciano Orsini, fammi leggere Max. E così non riesco a leggere, però. Ecco, perciò buona partita, specialmente nel secondo tempo. Siamo mancati negli ultimi 10 metri. Playoff non ci scapperanno sicuramente se continuiamo a giocare così. Poi Riccardo Quacquarini, abbiamo fatto ciò che dovevamo, poi abbiamo incontrato la squadra più forte del campionato. E questa mi pare una sintesi giusta, no? Abbiamo fatto quello che dovevamo, poi però di fronte ci sono anche, c'è anche la qualità degli avversari. La squadra è fuori, la squadra del Palermo si sa che è una delle più forti del campionato, però sto campionato ce ne ha diversi squadre forti. Sulla carta. Sulla carta. Poi però insomma in capo, voglio dire, però il Verona, dopo, il Benevento. Se il secondo tempo, se al girone di ritorno poi voglio dire. Se cambiano allenatori. Cambiano gli allenatori. Cambiano, no, gli allenatori, magari cambiano la marcia. No, con tutto il rispetto per chi adesso siede sulla panchina di Benevento e Verona, per carità, però evidentemente se non girano squadre che sono state allestite per andare in Serie A, per tornarci, dipenderà anche un po' dal manico, no Maurizio? Ma bisogna sempre vedere un po' le concause, quali sono, quali sono. All'interno, solo capito. I diretti interessati sanno quello che succede. No, dico, se è oggettivo che Verona e Benevento, poi si può pure discutere, il Verona io sono d'accordo è più o meno la pari del Palermo, il Benevento sarei meno propenso ad affiancarlo come organico al... Beh, però il Benevento ha ex giocatori, con tutto il rispetto, però voglio dire, gente come Nocerino, gente come Maggio, che siano... però se tu punti su un Nocerino e Maggio come giocatori che ti devono trascinare per l'obiettivo, per raggiungere l'obiettivo, e vengono meno perché finora l'apporto è stato inconsistente, detto da noi, però no? Puoi anche non farli giocare, visto che c'è due squadre, questo perché lì ci stanno due squadre, insomma. Certo. Cioè no, davanti ci hanno quattro esterni che come più forte dell'altro, due attaccanti. Cioè, tra Insigne, Ricci, Coda, Buonaiuto. Asensio, sì. Cioè, ci hanno giocato in mezzo al campo, Teglio, Del Pinto. Quindi dipende dal manico allora. No, non so se dipende dal manico, però c'è qualcosa. Non vi volete sbilanciare, ma è giusto che sia così. Lo faccio io da giornalista, però effettivamente qualcosa. Massimo, lo sai di me, non è che vincono le più forti, vincono sempre i migliori e non sempre sono le stesse cose. Questo è vero. E quindi, infatti, il Pescara sta dimostrando di essere tra le migliori perché gioca bene, ha un'organizzazione, insomma, e quindi pur non avendo le individualità in organico che hanno Verona, Benevento e Palermo. Non fa 4. E questo forse è il bello. È il bello, il bello e il brutto, bisogna vedere da che parte sei. Sta venendo su però la Salernitana, prima della pubblicità, che credo sia salita al terzo posto, 20 punti, rivediamo un po' la classifica, mi pare 20 punti a 2. Quando c'hai gli attaccanti che fanno gol, sei sempre lì davanti. Tu dici che... Gli attaccanti fanno la differenza, i numeri degli attaccanti. Bocalon in realtà sta facendo una stagione eccezionale, quinto sigillo in campionato, non è più giovanissimo, neanche anziano, è un 89 se non vado errato, prometteva bene perché veniva dall'Inter, mi ricordo, poi ha fatto delle stagioni molto buone e molto positive col Portogruaro, poi si è un po' fermato, nel senso che insomma ha navigato soprattutto in C, dove però ha segnato tantissimi gol, per esempio nell'Alessandria, se non vado errato, un paio di stagioni, 30 lui, gol. Lui, Marras, le cose. Però quest'anno sembra essere il suo anno, la sua stagione. 5 gol non sono male, insomma, per uno che finora non è che avesse giocato con continuità, no? Quindi tu alludi proprio a Bocalon come valore aggiunto. Sì, è che quando iniziano a far gol gli attaccanti sono il valore aggiunto di ogni squadra. Quando il Pescara in 3 partite Mancuso ha fatto 7 gol. Il Pescara si è ritrovato subito ad essere lì. Io sono molto fiducioso del Pescara per un semplice motivo, perché a Pescara ogni anno che non siamo partiti per favoriti siamo arrivati. Siamo arrivati. Questo è vero. E quest'anno siamo partiti proprio con grossa tranquillità, con grossa serenità, senza
programmi, profilo basso. E questo e poi è un trend che sta andando al di là delle più rosee aspettative, tra l'altro. Insomma, questo bisogna ricordarlo. Ci sono squadre come secondo me il Lecce che alla fine arriverà lì solo. Lecce è una bella oltre squadra. Oltre a sì. Benevento, che bella secondo squadra. Me risalirà la china, oltre al Verona, al Palermo. C'è Lecce, c'è la Salernitana. Attenzione, comunque... anche la Cremonese che ha cambiato allenatore. Però la Cremonese secondo me ha delle lacune in qualche reparto. Sì? Tu conosci bene perché hai Montalto e Carretta. Quindi Montalto, a proposito, quando affronta il Pescara si fa sempre male, quindi al ritorno infatti, non giocherà. Infatti, che fa? No, infatti quello mi ha detto. Probabilmente non giocherà. Scusa, ma sta per rientrare? No. Sta per iniziare a calciare, a fare quasi tutto con la squadra. Quindi a gennaio rientra? No. Un paio di settimane. Beh, anche il potenziale offensivo della Cremonese, niente male. No. C'è cioè, Paulinho che se sta bene, dire, però il problema è che devi stare bene. Devi stare bene. E poi si gioca in 11. E poi si gioca in 11. Assolutamente. Nel senso che siamo giustamente, squadre hanno talmente tanti giocatori che giocherebbero in qualsiasi altra squadra, però alla fine è sempre in 11. Un certo equilibrio lo devi sempre trovare. Questo è poco ma sicuro. Allora, 12:39, credo l'ultima fascia pubblicitaria, lo chiedo a Max Pacilio, comunque sia linea a te Max, ci rivedremo tra pochissimo. Torniamo in onda per l'ultima parte, 12:45, poi vi libero, ve lo giuro, perché avete anche un po' sonno, perché... no? Tu devi rientrare a casa, se no la tua moglie, no, mia moglie mamma ti crea problemi. È chiaro, è sicuro che poi vai a casa, no? No, perché questo è il punto. Poi... Scherzo naturalmente. Non mi far passare scherzo, per uno che è una persona serissima. Allora, facciamo così, possiamo vedere Max il prossimo turno? Così ci concentriamo sull'impegno del Pescara, ripetiamo domenica 25 novembre. Contro l'Ascoli, inizio ore 15. L'Ascoli di Vincenzo Vivarini, che è stato totalmente rivoluzionato in sede di mercato. Una squadra completamente nuova rispetto a quella dello scorso anno. Sì, no? Completamente nuova, a parte qualche attaccante che avevano l'anno scorso. Rossetti, sì, tipo Ganz, Rossetti, esatto. Per il resto è una squadra rifatta completamente da capo. È una squadra che secondo me... ha tanta grinta e tanta cattiveria. Sì. Sta mancando un pochettino davanti con i due attaccanti, però d'altro canto ha un giocatore come Ninkovic fa tra le linee, il serbo, nettamente la differenza, un giocatore straordinario che da un momento all'altro inventa giocate importanti. Tra l'altro prima di questa sconfitta ieri l'Ascoli è stato superato in casa 3-2 mi pare, no? Sì, 3-2 dal Padova del neotecnico Foscarini, aveva battuto il Verona in casa e aveva vinto a Benevento. Sì, è stata una partita strana ieri. Sì, partita molto strana perché tra l'altro in vantaggio con Gombò. Ti volevo chiedere, per tu che sei esperto di anche se Repubblica Democratica del Congo, naturalizzato belga, non lo conoscevi? No, 95. So che ha giocato in Olanda, che è un giocatore che ha giocato in Belgio e in Olanda. Sì. L'ho visto in allenamento, l'ho visto giocare, non mi entusiasma come giocatore. Cioè non accende la tua fantasia? Assolutamente. Cioè non è un tuo giocatore? Assolutamente. È giusto per... Assolutamente, perché a me piacciono i giocatori fantasiosi, questo non è un giocatore che mi piace molto. È una partita strana perché si è messa subito bene, in vantaggio di Gombò, poi dopo c'è stato l'errore, il primo errore di Perucchini, esatto. Sia sul primo gol che sul terzo gol. Due errori clamorosi in fase offensiva, uno di Beretta e uno di Ardemagni, e quindi è stata una partita molto molto strana. Loro che venivano da due risultati importanti, con due vittorie contro Verona e Benevento. Quindi, assolutamente. La sequenza dei gol, 19esimo Ngombo, 26esimo Bonazzoli, è stato piuttosto evidente, se non marchiamo l'errore di Perucchini. Tra l'altro trascorsi nel Chieti qualche anno fa, non mi ricordo se 2011-2012, qualcosa del genere. 60esimo Capello, 79esimo Mazzocco, 82esimo Brosco, ma la frittata era praticamente già fatta, anche se negli ultimi 8 minuti più recupero l'Ascoli, insomma, era ancora in corsa per rimettere a posto questa partita. L'Ascoli l'hai mai visto, Maurizio, all'opera? Sì, l'ho vista due volte, una in Coppa Italia quando prese una sonora sconfitta dalla Viterbese, però era una delle prima partita di agosto. Ah, 0-4. Quindi lascia il tempo che trova, erano appena partiti. E niente, comunque è sempre un derby sentito e quindi sarà una partita importante su tutti e due i fronti, però...
Sempre sulla carta penso che ripartendo dalla prestazione di stasera, più che fiduciosi di poter superare l'ostacolo. Tra l'altro ricordiamo assente Brosco, ex della partita, ha vinto il campionato nel 2011-2012 a Pescara con Zeman. Brosco era diffidato, ha preso una ammonizione e quindi salterà per la squalifica il confronto con il Pescara. 4-3-1-2, il sistema di gioco adottato nelle ultime partite da Vincenzo Vivarini, che era partito però con una difesa a 3-5, che dir si voglia, che è un po' il suo marchio di fabbrica dai tempi del Teramo. Invece poi ha variato, è passato al 4-3-1-2. Perucchini tre pali, l'ultima partita, quella di ieri, Laverone, Brosco, Nahuel Valentini, l'argentino ex Spezia, e D'Elia, che secondo me è sempre stato un ottimo giocatore, un buonissimo giocatore, ottimo magari, Anche se esagero. nelle ultime due partite ha avuto un calo Non fisico benissimo, evidente. classe 89 l'ho visto molto bene a Vicenza qualche anno fa, l'anno in Qualche cui anno fa c'è Marino stato un momento sfiorò la addirittura promozione, non fu ci eliminato proprio dal messo. Pescara Sì, in sì. semifinale. Poi Troiano davanti alla difesa, molto esperto, classe 85, Addae e Frattesi, un ottimo elemento nazionale under 20, Giocatore fortissimo. giocatore forte, cresciuto nel vivaio della Roma, ma di proprietà del Sì. Sassuolo. Ha pagato anche 4 milioni e mezzo, Sassuolo. Sì, mi pare che la Roma abbia il diritto di ricompra, è possibile? Può essere perché la Mi Roma pare di negli sì, ultimi anni sta facendo, perché ha tutte fatto anche operazioni con del Pellegrini genere. una Sì, cosa del sì. genere. Quindi Frattesi, che è un ottimo elemento, e Ninkovic, il serbo ex Empoli, ex Genoa, alle spalle di Beretta e Ngombo, questo l'11 schierato ieri da Vivarini. Poi è entrato anche Ardemagni, che si è ristabilito dopo l'infortunio, è stato un mese e mezzo in Cavion aria. in panchina, è un giocatore che fa spesso Esatto, gol. anche Mezzala l'anno Cavion, scorso ha sì, a fatto Cremona molto 6 o bene. 8 gol, una cosa Sì, del sì. genere. Infatti Quest'anno stranamente l'ho visto in panchina, pronti via, poi è entrato nel già corso ne ha della fatti, mi ripresa. sembra 3 anche quest'anno, 3 Sì, o 4. un ottimo giocatore, che ha un inserimento senza Sì. palla, è molto intelligente Molto proprio, no? intelligente. Ha un bel tiro. E poi c'è anche Casarini, ex Lanciano, che è entrato. Insomma, dal punto di vista dell'organico non è una squadra malvagia, tutt'altro. Insomma, ci sono giocatori che hanno una certa esperienza, forse lì davanti manca qualcosa, malgrado tanti attaccanti. Però insomma Sì, non c'è proprio. Danze è lo stesso che Eh? avevamo visto a Pescara, Sì. quindi diciamo che parole povere non ci ha messo una nota Cioè, proprio detto in modo praticamente. Non ci ha palese. messo una nota neanche lì ad Ascoli. E Rossetti sembra un cavallo che debba vincere una corsa, ma non la vince mai. E Beretta, che ha avuto negli anni scorsi sempre poca fiducia facendo tanti gol, con pochi minuti giocati. Adesso che sta trovando minutaggio, non sta segnando, quindi insomma c'è un paradosso lì L'anno in scorso era a attacco. Foggia, se non vado errato. Sì, giocando pochissimo ha fatto 7 Scuola gol. Milan, sì. Giocando Infatti. pochissimo ha fatto 7 gol, tipo 13 presenze, 12 Insomma, presenze. serve Kebakolì. No, che no, non sta Kebakolì bene, è è infortunato. Forse l'ennesimo calciatore. Profeta No, serve. l'ennesimo Profeta dopo calciatore. i palleggi che Sì, abbiamo dopo visto. i L'ennesimo palleggi che hanno fatto follia nel rappresentato. web. No, non lo dire a Max Cioè, Pacino, che adesso lo manda in figurati. onda il palleggio. Almeno Ci siamo di. almeno la tecnica non si discute lì. Ecco, detto da te è un complimento, veramente lo accetto. Ecco qui, vedi, sei che è partito. Poi col bimbo che è simpatico, perché come mi vede palleggiare, lui per spirito di emulazione dice: adesso ti faccio vedere io da terra palleggio. E quindi mi ha sfidato. Questa è una cosa simpatica, tra l'altro, no, ne approfitto per ricordare questo palleggio nel corso della trasmissione incentrata sul Lauretum, promesse vincenti, anzi no, Lauretum non si chiama più adesso così, ma ASD Loreto Aprutino, promesse vincenti, il nostro programma sui giovani, sul settore giovanile, sulla scuola calcio, è già andata in onda questa puntata. Mercoledì sarà la volta dell'ASD Gaetano Bonoli di Teramo, con Grande Tonino Luzzi, dottore. responsabile tecnico dell'ASD Lì ci Gaetano sono Bonoli. anche Massimo d'Aprile Sì, che è il presidente, Massimo d'Aprile, e c'è assolutamente. anche Luca Di Domenico, Luca Di giusto? Domenico, sono i tre fondatori da 4 anni, tre fondatori di questa società di puro settore giovanile, hanno già 320 bambini, che non sono affatto pochi, E vabbè, comunque stai parlando di tre Eh persone che certo, nel c'è cioè il maestro, territorio assolutamente. teramane sono delle istituzioni. Sono delle Beh, il istituzioni, maestro, il maestro Antonio assolutamente. Luzzi, l'ho Antonio avuto Luzzi, un anch'io. grande, che domani sarà in trasmissione per Solo Grande. Calcio, mezzanotte e Comunque, come vedi un 54. pallone, non Sì, capisci più io, è vero, niente.
questa, devo ammettere questa mia debolezza. Senti Carlo, invece su che banco lì che mi dici? No, è infortunato, sta curando a risarcimento. Classe 98, giocatore molto promettente. Una seconda punta. Speriamo, no, è un esterno, gioca anche seconda punta. Esterno, seconda punta, vivaio Roma, storia particolare, era approdato in Abruzzo. Sì. Con lo spoltore. Sì. Però in quel momento era. Però non lo ha preso il Pescara, è andato alla Roma. Sì, ha fatto una partita solo con lo spoltore e poi ha preso la Roma. Come mai non sei riuscito a. No, è stata una cosa così, lampo. Lampo? Sì. Cioè, non interessava quindi il Pescara. Probabilmente non l'ha visto, non è stata una cosa, un'operazione lampo. Insomma. Un'operazione lampo, però adesso purtroppo infortunato, ne avrà per 2 mesi, sì. Ed è un attaccante in prestito dalla Roma all'Ascoli, sì. Quindi insomma potrebbe essere utile, lo auguriamo al giocatore, insomma speriamo che si possa rimettere nel più breve tempo possibile, naturalmente potrebbe essere utile e prezioso per Vincenzo Vivarini. Allora, 00:55, ci fermiamo qui, è stato un piacere caro Carlo, piacere mio, conferire con voi. Maurizio c'era già prima con nel corso di 91esimo, aperto la mente a livello grandissimo tecnico. Devo dire molto bravo, non gli faccio i complimenti per piaggeria, ma spiega in modo molto chiaro situazioni a noi, insomma, anche un po' per noi molto difficili, anche per chi fa questo mestiere, il mestiere del giornalista. Lui riesce sempre a trovare, no, il particolare in un'azione che a noi per forza di cose sfugge, perché non abbiamo fatto i calciatori. È così Maurizio, no? Perché voi comunque avete questa sensibilità, voi allenatori, ex calciatori, che... Beh, un po' l'esperienza vuol dire qualcosa, certo. Come tu nell'ambito giornalistico e nell'ambito di procuratore Carlo. Però, ognuno. Insomma, per noi sei molto prezioso e questa è una cosa molto importante. Fa piacere questi attestati di stima. Permette anche ai telespettatori di avere le idee anche più chiare, diciamo, dal punto di vista tattico nel corso di una partita. Grazie a Carlo Di Renzo, grazie a Maurizio Tacchi, grazie al nostro Max Pacilio che ci guida in modo come sempre impareggiabile dalla regia. Grazie a voi tutti, buonanotte, naturalmente il prossimo appuntamento con Terzo Tempo Live nel post partita di Pescara-Ascoli, partita appunto in programma domenica 25 novembre alle 15 alla ripresa delle ostilità. Grazie ancora e buonanotte.